Per quanto riguarda i colori da applicare sopra i timbri, ci sono tantissimi tamponi di tantissime marche, e c'è la Zucchineco che fa Versafine, c'è la Stamperia, ce ne sono una marea praticamente. Poi ci sono anche dei tamponi un pochino particolari, con degli effetti più particolari, perché magari non sono nati proprio per andare ad essere usati solo come tamponi per timbri, ma sono anche per fare altri tipi di effetti, sfondi, eccetera, eccetera, che sono i Distress, che ci sono i Distress o i Distress Oxide e tante altre cose. Allora, sicuramente tutti sappiamo come si timbra con un tampone classico. Qualcosa che magari invece non si fa di solito, perché a volte non ci si pensa che è possibile fare, è un tampone multicolore. So che sapete che vendono tamponi già multicolore, nel senso nello stesso tampone c'è magari un rettangolino giallo, poi rosso, poi verde, che ne so, magari di tante tonalità, e questi ovviamente applicati in quel modo lì sul tampone dà già una timbrata multicolore, ma noi possiamo fare le timbrate multicolore anche usando più tamponi. Ad esempio, io adesso ho montato queste note musicali sul mio righello, non ho scelto la cosa più comoda del mondo, però volevo fare un soggetto sfumabile, quindi diciamo che prendo tre tamponi miei, uno, due, poi cosa metto? Il viola. Viola, blu e azzurro. Allora, iniziamo dall'azzurro. Come dicevo, ho scelto una delle cose più complicate da fare, perché invece che farlo sullo stamping tool o comunque su qualcosa di rigido come il blocco di plexi, l'ho fatto su una cosa che si agita come il righello. Io ho fatto l'azzurro, il blu e adesso vado a fare il viola. Tolgo quello che ho macchiato, vado ad applicarlo, così. Premo, premo, premo senza muoverlo e in questo modo ho una timbrata unica ma multicolore, che qua sembra anche sfumata, nel senso che essendo un colore più scuro, un colore più chiaro, va un pochino a sfumare. Posso fare la stessa cosa con i Distress, che sono degli inchiostri particolari, hanno dei pigmenti, sono o dei pigmenti o degli inchiostri. Ok, quindi faccio la stessa cosa con i Distress, mi prendo tre colori che stiano bene tra di loro, diciamo il pistacchio, crack e pistacchio. Crushed olive. E mustard seed. Se mai riesco ad aprirlo, ecco qua. Il bello dei Distress è che si blendano un pochino tra di loro, vanno un pochino a sfumarsi. Questo soprattutto se andate a fare degli sfondi usandoli, un giorno lo vedremo. Per cui nel momento in cui vado ad applicarli uno sull'altro, ecco, si vede, forse qua avevo fatto un macchione io con le dita che non sono più pulitissime. Comunque, anche qua ho delle sfumature di colore praticamente, soprattutto qua si vede perché qua sono andata proprio a metterli uno sopra l'altro i tamponi di due colori diversi. Ma diciamo che non ho questi tamponi sotto mano, ho un colore, ho solo il nero, però voglio fare lo stesso dei tamponi colorati, delle timbrate colorate e magari sfumate tra di loro. Io posso usare i pennarelli, pennarelli d'acqua. Proviamo prima con i Crayola Super Punta. Questi qua sono strausati, poverini, quindi non so se riescono a rilasciare bene il colore sull'acrilico. Vediamo. Facciamo un giallo scuro. Secondo me non ha colorato benissimo. Insomma, verrà un po' pressapochista, però non voglio neanche metterci 7 ore. Giallo scuro, giallo chiaro. Okay.
poi l'arancio, ecco l'arancio, so che lo sto pulendo malissimo, per cui avrà 85 miliardi di residui delle timbrate precedenti. Comunque, quindi ho messo il giallo che secondo me ha colorato poco, l'arancio e il giallo scuro. È più delicato, il colore meno marcato, però anche qua vedete che fa le sfumature. Anche carino. Non so se si vede bene con la luce che c'è. Se ho qualcosa che rilascia ancora più colore, tipo i Tombow, viene ancora meglio. E adesso ve lo faccio vedere. Prendiamo tre Tombow, dual brush, iniziamo da questo, vedete come rilascia un sacco di colore. I Tombow anche sono fatti per essere blendati tra di loro, quindi per essere sfumati eccetera, per cui si possono anche sovrapporre senza problemi. Fatto un rosa scuro, un fucsia e adesso facciamo un viola. Ecco, ed è perfetto. Quindi abbiamo, questo è il tampone normale. Così vedete la differenza. Tra il tampone normale e la timbrata del Tombow praticamente non c'è differenza, vengono perfettamente, per cui capite che con queste modalità si può giocare moltissimo, anche perché la punta di una brush come questa è sicuramente molto più gestibile per i dettagli rispetto a un tampone squadratone grande fatto così. Ma c'è anche un trucchetto che si può usare nel caso io voglia timbrare solo parte di un timbro, nel senso, diciamo che voglio timbrare Self Care Isn't Selfish, che ho preso da questo, però lo voglio timbrare a capo, quindi lo attacco qui, la parte che voglio timbrare, la pulisco perché è un po' sporca, passiamo con la gomma. Stanno facendo degli strani rumori, ma noi facciamo finta di nulla. Devo mettere un pezzo di washi tape nella parte che non mi interessa timbrare, cioè che non voglio che venga timbrata, quindi rimane fuori self care. Qua ho chiuso, uso il mio Tombow, coloro senza preoccuparmi di andare a macchiare le altre lettere, quelle che non mi interessa fare. Tolgo assolutamente il washi. Self care da solo. Dopodiché voglio fare Isn't Selfish a capo, per cui pulisco, centro Isn't Selfish qua, vado a coprire la parte che non mi interessa neanche stavolta, quindi vado a coprire Self Care, cambiamo colore. Facciamo rosa. Ecco,
Stessa cosa lo posso fare anche con un tampone grande, tanto comunque questa parte è coperta, per cui posso andare a sporcare quanto voglio anche con un tampone grande, non cambia nulla. Togliamo il washi. Speriamo di averlo pulito bene. Io per sicurezza, siccome non sono sicura al 100% di averlo pulito bene, mi prendo un foglio di brutta. Di brutta da riciclo, vado a posizionare questo dove pare a me. Ecco, e in questo modo ho potuto andare a capo con una scritta che invece sarebbe stata tutta dritta. Ok, allora spero che questi trucchetti e spiegazione di come si usano i timbri in acrilico o timbri in silicone, insomma, vi sia piaciuta. Adesso guardiamo velocemente, se ne avete voglia, un po' la mia collezione. Le ho suddivisa per macro categorie, così da fare un attimo prima. Allora, prima di tutto ci sono le paroline, diciamo, i sentiment. Io ne ho un set, questo qui da 3, che li ho presi su AliExpress. Credo che siano ispirati, se non imitazioni proprio spiccicate, di un set di ID Swap. Poi ho questo set sempre di sentiment, che sono soprattutto indicate magari per fare dei biglietti di auguri di vario tipo. Poi passiamo alla categoria numeri e lettere. Allora, numeri, ho questi qua di stamperia, ho queste lettere qua fatte a palloncino che sono molto carine con la bimba. Aspettate che si vede meglio appoggiato qua senza tutti 8000 riflessi. Questo l'ho usato nel bullet l'anno scorso per fare un layout, questo qui, perché avevo come tema le fiere, ovviamente le sagre, quindi questo era perfetto. E poi non l'ho mai più usato, però è molto carino, insomma, si può adattare bene. E poi, sempre come lettere, ho questo qui con le lettere cicciottose. Anche questo l'ho usato per un altro layout, sempre l'anno scorso. Vediamo, questa era la libreria caffetteria. E l'ho usato qua per fare i giorni della settimana, e occupa un sacco di spazio, per cui non è proprio agilissimo, però mi piace molto come effetto. E poi ho delle lettere normali in quattro font diversi con dei numeretti qua. Anche questo penso di averlo preso su AliExpress, non l'ho mai usato, ma non sembra fatto benissimo. Comunque prima o poi lo userò e lo scopriremo. Dopodiché, a livello sempre un po' functional, quindi funzionale per l'agenda, ho questo qui che ve l'ho già fatto vedere, questo in un altro video, che è quello per fare i mensili, quindi o per il mensile inizio mese oppure per andare a fare tutti i, non so, gli habit tracker, eccetera, che vanno ripetuti e quindi magari non si sta a perdere tanto tempo a riscrivere gli stessi numeri 1000 volte, così invece è molto più pratico. Questo l'ho preso, credo, su Amazon o su AliExpress, comunque si trova anche su Amazon. Da stamperia ho questo set invece di etichette di vario tipo. Questo l'ho preso su AliExpress, ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video di spacchettamento di AliExpress, ed è super carino, sono tutti post-it e fotografie. Questo è decorativo, invece sempre con degli angoli e delle cornicette, un po' sporco, però più o meno, insomma, si capisce. E credo che sia sempre di stamperia, oppure l'ho preso da Lidl, non ricordo. Poi ho un bordo di stamperia, due bordi in realtà, uno così lungo e l'altro a mezzo. Poi, sempre per rimanere sui functional per l'agenda, ne ho una serie perché mi piace
piacciono un sacco, anche se poi la maggior parte sono troppo grandi per essere usati nelle mie agende e spesso sono dei disegni talmente scemi che li faccio a mano, però mi piace averli. Allora, questi sono dei meteo che ho pagato veramente una sciocchezza con i saldi su Craftelier l'anno scorso. Questo è per il relax, lo metto qui che si vede meglio. Per il relax, quindi c'è la vasca da bagno, la TV, il divano, eccetera, eccetera. Questo è per il weekend di relax. Per i libri, letture, libri da leggere, valutazione del libro, insomma, ci sono varie possibilità. Mi piaceva soprattutto per le timbrate dei libri proprio. Questo è per wellness e fitness, per cui ci sono un po' di icone e un po' di parole chiave proprio per andare a tracciare appunto la parte wellness e la parte fitness, dieta, eccetera, eccetera, esercizio fisico. Per invece annotazioni di tipo finanziario, quindi carte di credito, non so, le varie bollette, eccetera, e appunto anche in questo caso parole chiave per, da usare proprio per andare a tracciare le cose relative al risparmio, diciamo. Poi ne ho alcune decorative simpatiche. Allora, questa sarebbe sempre di cose per l'agenda, nel senso per andare a tracciare, non so, fitness oppure lo shop, la spesa, me time, eccetera, eccetera, però sono molto grandi come disegni, quindi difficilmente si possono usare nell'agenda, ma era carina la bimba, mi piaceva, per cui l'ho presa per quello. Poi, sempre con la bimba, questa non mi è chiaro del perché l'ho presa, perché non è il mio genere, ma secondo me sono andata per queste a tema dolci, caramelle dolci, ma secondo me sono andata a prenderla per tre cose nello specifico. Questo vasetto qua, che mi piace un sacco, la letterina e il pacchettino regalo, che sono utilizzabili in mille modi, anche il cuoricino. Questa bimba non mi piace per niente, però insomma il resto dei timbri si possono usare in tanti modi carini. Ne ho uno con i gattini, questo si vede un po' male perché è tutto scentrato, perché l'ho spostato. Ok, vediamo se si vede un po' meglio così. Con i gattini fatti in questo modo, con delle stampate delle timbrate di libri che a me piacciono sempre. C'è questa tazza che mi piace tanto, anche qua letterine, pacchettini. A volte è un mistero perché scelgo determinati timbri. Comunque, poi ho questo con gli animaletti e le costellazioni. Si vede, ci sono 8.000 riflessi, ecco qua. Gli animaletti che guardano il cielo e le costellazioni e qualche parolina. Sempre con gli animaletti ho quello del gattino che abbiamo visto prima, che questo è veramente carinissimo, mi piace tantissimo. E con gli altri animalettini così, ecco, gli animalini simpatici, questi sono super, super dolci, mi piacciono tantissimo. Non so mai per cosa li userò, però facciamo finta che prima o poi li userò tutti. Dopodiché, sempre a livello decorativo, ho questi due di stamperia. Questi li ho usati parecchio per un album di ricordi con le farfalle. Questo è bellissimo. E questo alla fine era un po' ripetitivo, però vabbè, l'ho usato tanto. Questo qua con i cuori non l'ho praticamente mai usato, l'ho preso in saldo in un negozio, mi piacevano tanto, anche questo li volevo usare combinato insieme a queste per un album di ricordi, ma ancora non ho avuto modo di sfruttarlo. Poi ci sono quelli botanici, questi li ho fatti già vedere nello spacchettamento ultimo di AliExpress perché li ho presi lì. Sta passando il MotoGP fuori dalla mia finestra. E quindi questi li abbiamo visti nell'ultimo spacchettamento. Questi qua sono veramente bellissimi, con i vasetti e i fiori. Questi sono più botanici. Poi ho questo che l'abbiamo visto prima, con le note musicali e la tastiera e un po' di scritte. Questo l'abbiamo visto prima pure con i soffioni, questo l'abbiamo visto molto bene perché non ci stiamo sopra. Questo
Questo è a tema boho, mi piace un sacco, questo l'ho usato, ho avuto modo di usarlo l'anno scorso in alcune cose. Timbra peggio di quello che, cioè, si vede che è un po', diciamo, poco chiaro, e anche la timbrata rimane un po' poco chiara, quindi quello è stato un po' una delusione, però spesso i timbri di AliExpress sono buonissimi, a volte capita che siano magari non proprio di meravigliosa qualità. Questo credo di averlo preso da Lidl ed è sempre a tema, ed è a tema un po' vintage. Questa piuma mi piace un sacco, devo trovare modo di usarlo in un layout vintage usando anche tutte le altre cose che ho preso su AliExpress nell'ultimo ordine. Questo credo che venga molto bene anche sulla carta craft. Poi ne ho due, che sono gli unici due al momento che mi sono arrivati da Planners Anonymous, sono bellissimi, ci sono mille dettagli carini da sfruttare. Questo l'avevamo visto insieme in un video. Questo invece non ve l'avevo fatto vedere, però ha tante cosine molto carine, tipo il bradipo qua, questo vasetto che è carinissimo, la paperella di gomma, la maschera per dormire fatta a bradipo, la bomba da bagno e la sveglietta qua mi piacciono tantissimo. Adesso spero che prima o poi mi arrivi la terza box qua. I tempi sono lunghissimi. Questo lo tengo per ultimo. Qua ne ho uno con gli gnometti natalizi, che è carinissimo, questo per fare dei biglietti anche di auguri, oltre che dei layout, è veramente grazioso. E poi l'ultimo che mi piace tantissimo è questo qua di Harry Potter. Non l'ho mai usato, non ho mai avuto modo di usarlo, però è bello, timbra molto bene. L'ho provato, vediamo se lo trovo. Ecco, avevo fatto delle prove di timbrate. Questa è la timbrata di Hogwarts. Questa è la timbrata del Patronus con scritto Always. Ed è veramente, veramente belli sono questi timbri. Timbrano molto meglio di quello che pensavo. E basta, come vi dicevo, non ne ho un'infinità, ne ho un pochino. Mi scuso se in questo video sono un pochino più loffia del solito, però sono state delle settimane molto, molto stancanti per me al lavoro. Per cui sono un po' cotta in questo momento, e essendo cotta ogni tanto mi capita di cianciare un po' di più oppure di perdere un pochino il filo, spero che mi perdonerete. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like o un commento sotto al video. Il vostro supporto sapete che per me è molto molto importante. Se vi piacciono questo tipo di video e video sul bullet journal in generale, spacchettamenti di cancelleria eccetera eccetera, se non siete già iscritti al canale iscrivetevi e attivate le notifiche con la campanella, così da non perdervi nessun altro video e essere sempre i primi a sapere quando escono. Grazie per essere stati con me e a presto al prossimo video. Ciao!